Abracadabro la dabro la du! Urrà! Oh, sono così felice che sia finita! Vedete, ragazze? È facilissimo! Chiunque lo può fare! Ok, posso provarci di nuovo? No! Se davvero chiunque lo può fare, voglio provarci io! Oh, va bene! Holly, da a Ben la tua bacchetta! Ma gli elfi non sanno fare le magie! Vorrei comunque fare un tentativo, solo per questa volta! Questo è lo spirito giusto, Ben? Vieni qui, Ranocchia! Abracadobrola! Oh, per un attimo ho pensato che Ben volesse trasformarci in ranocchie! Abracadobrola! È inutile, non ci riesco proprio. Gli elfi non sanno fare le magie. Magari hai solamente bisogno di un pizzico di aiuto magico per riuscirci. Forse è una follia, ma ora questo elfo farà una magia. Fatto! Provaci adesso, Ben. Venite, ranocchie! Abracadabrola! Ehi, ha funzionato! Venite, uccellini! Dabrola da! Venite qui, coniglietti! Abracadabrola! Ecco, ho finito! Bravissimo, Ben! Ma non scordi qualcosa? Cosa? Ora devi ritrasformarle in bambine! Davvero? Ok, va bene! Abracadabrola dabrola da! Bel lavoro, Ben! Avete visto, ragazze? Sì, Tata! Ho visto e come! Bene! Vogliamo riprovare? Sì, ti prego! Posso farlo io? No! Che ne dite di giocare a pallone? Sì! A pallone! Ma perché hai gridato in quel modo, Holly? Stavo solo cercando di aiutarti a vincere! Io stavo vincendo! Ma sentirti gridare così forte mi ha deconcentrato! Mi dispiace, Ben! Non ti preoccupare! Non tutto è perduto, potrai vincere la prossima gara! A tutti gli atleti! Siete pregati di prepararvi per la prossima gara! Il salto in alto! Tu sei molto bravo nel salto in alto! Sarà una passeggiata, vedrai! Lo spero tantissimo! È quello che spero anch'io! Non è piacevole un elfo arrabbiato! La prima atleta in gara è Lizzy l'elfo! E adesso tocca al campione in carica di salto in alto! Ben l'elfo! Buona fortuna, Ben! Sì, so che puoi farcela! Opla! Urrà! Per fortuna, ho temuto che non ce la facesse. Ecco un altro salto spettacolare! E adesso il nostro ultimo atleta in gara! Parlami, l'elfo! Mi dispiace molto, Barnaby. Sono rimasti solo due atleti a disputarsi la vittoria per il salto in alto. Spero tanto che Ben non faccia cadere l'asticella. Se non la metteranno troppo in alto, sono sicura che ce la farà. Oh, perbacco! Lizzy l'elfo! Forza, Lizzy! Salta più che puoi! Urrà! E adesso Ben l'elfo! Se perderà di nuovo, temo che ci rimarrà davvero molto male. Non ti preoccupare. Gli daremo un piccolissimo aiuto con un po' di magia. Ma Tata Susina, la magia non si può usare qui, lo sai? Rilassati. Nessuno se ne accorgerà. Sei proprio sicura che nessuno se ne accorgerà, Tata? Fidati di me. Veramente credo che siano sabbie mobili. Tata Susina sta sprofondando sottoterra. Ben, sono pronto per il salvataggio adesso. Fantastico! Decolla, Gastone! Presto, sbrigati! Tata, cerca di resistere. Adesso proverò a prenderti all'asso per tirarti fuori di lì. È troppo pesante. Gastone, tira, non mollare! Urrà! Tata Susina, hai un odore disgustoso. Beh,
Almeno non c'è nessun altro che mi sta vedendo. Santo cielo, sei proprio tu, Tata Susina? Sì, Regina Cardo. Sto insegnando alle fatine delle importanti regole. Eccellente! E quali regole delle fate hanno imparato? Prima regola. Le fate devono sempre apparire carine. Capelli in ordine, vestito elegante, pelle luminosa e ben pulita. Certo. Ora stavo mostrando alle bambine che cosa non devono fare. Regola 2. Le fate non devono mai separarsi dalle loro bacchette. Sì, sì, Fragolina. Riccardo non ci ha chiesto ogni minimo dettaglio. Sì, è vero. Sembri avere tutto sotto controllo, Tata. Prego, continua. Vi ringrazio, Vostre Maestà. Non ti sembra che la Tata avesse un odore cattivo? Era lei. Credevo fosse la coccinella. Allora, dov'ero rimasta? A un tratto è urlato. E questo è il verso che hai fatto quando sei caduta nel fango. Ti ringrazio, Fragolina. Credo che la lezione di oggi possa dichiararsi conclusa. È stata una lezione bellissima, specialmente la parte più avventurosa. Allora prova a farlo ruotare. No, è inutile, non funziona. Perché stai ridendo, Ben? Rido perché è uno scherzo. Il cannocchiale ti ha fatto un cerchio nero intorno all'occhio. Hai un'aria così buffa, guarda. Oh, ma Ben, perché l'hai fatto? Perché è il giorno degli scherzi degli elfi. Non lo conosco, che cos'è? È un giorno molto speciale, in cui tutti gli elfi si fanno degli scherzi a vicenda. Sembra divertente. E lo è davvero. Vuoi assaggiare una delle mie caramelle gommose? Sì, volentieri. Questo non mi ha fatto ridere, Ben. Scusa, tieni, prendi questo bel fiore. No, grazie. Ne ho avuto abbastanza dei tuoi scherzi. È tutto a posto, Holly. Non ti sporcherà la faccia né salterà fuori nulla. Promesso. Certo, promesso. Bello, no? È il mio fiore che schizza acqua. Non è divertente. Invece sì che lo è. Bidi, boti, bu, l'elfo spiritoso finisce a testa in giù. Wow! Aiuto! Fammi scendere! È ora della lezione, Holly. Oh, salve, Ben. Che cosa ci fai a gambe all'aria? Aiuto! Aiuto! Principessa Holly, sei stata tu a fare questo? La colpa è soltanto sua. Mi ha fatto degli scherzi terribili. Mai vendicarsi con un incantesimo. Sai che può essere molto pericoloso. Scusa, Tata Susina. Holly, fallo scendere subito. Scusami, Ben. Così va meglio. Che cos'è questa storia degli scherzi, Ben? È il giorno degli scherzi degli elfi. Cosa ne pensi, Ben? Da uomo a uomo, ti sembro trasandato? Forse potreste cercare di curarvi un pochino di più. Ed ecco perché ho ordinato all'elfo sarto di confezionarti dei nuovi abiti. E devi anche farti un bagno. Come vuoi. L'elfo sarto è arrivato. Ma quello è soltanto il vecchio saggio elfo. Mi permetto di precisarvi che non sono solo il vecchio saggio elfo. Infatti sono anche un sarto molto richiesto. Oh, ho capito. Rimanga allora, io vado a farmi un bagno. Fai in fretta, caro. I nostri ospiti saranno qui presto. Ed ecco il nuovo abito che ho confezionato io stesso per Riccardo. È splendido. Ma è anche all'ultima moda? Direi che questo abito ha un taglio classico ed è stato confezionato usando la lana più pregiata, Vostra Maestà. È molto bello. E ricordati, tu non lo puoi toccare, Tata Susina. È un tessuto estremamente delicato, il che significa che non lo dovrai mai lavare usando la magia. Sì, certo. Grazie, Sarto. Arrivederci. Arrivederci. Riesci a vedere anche tu che in quel punto c'è una macchia, Holly? In realtà io non vedo niente, mamma. Tata Susina, tu riesci a vederla, quella macchia? Dove? Dite là? No! Qua!
Oh. Questo non ci voleva. Mammina, hai sporcato il nuovo abito di papà e adesso? Che pasticcio. Il re e la regina Calendula saranno qui a momenti. Tata, farai in tempo a pulirlo? Lasciate fare a me, vostra maestà. Tata Susina, Ben e io possiamo esserti d'aiuto. Certamente. È davvero una brutta macchia. E adesso come faremo a pulirla? Vedi. Ciao, Holly. Ciao, Ben. Ma dove stai andando? Sto andando alla scuola degli elfi. Oh, e che cosa farete a scuola? Impareremo a costruire i giocattoli. Sembra divertente. Infatti lo è. Agli elfi piace costruire i giocattoli. E io sono un elfo! Anch'io voglio costruire giocattoli. Tata, posso andare a scuola insieme a lui? Tu non sei un elfo. Ricorda che sei una principessa delle fate. Oh, per piacere, tata Susina! Per piacere, tata Susina! Lasciala venire! Oh, e va bene. Urrà! Comunque verrò con voi, per essere sicura che non si cacci in qualche pasticcio. D'accordo, ma sbrighiamoci. Non possiamo arrivare tardi a scuola. Andiamo alla scuola degli elfi. 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 Venite! La scuola si trova proprio in cima all'albero. Buongiorno a tutti, bambini e bambine. Buongiorno, vecchio saggio elfo. Ah, tata Susina. Buongiorno, vecchio saggio. Buongiorno. La principessa Holly vuole sapere che cosa fate qui nella vostra piccola scuola. Molto bene. Allora Holly può unirsi agli altri. Oh, che bello! Ma è proibito usare la magia oppure volare, capito? Va bene. Holly, siediti vicino a me. È proibito volare. Usate i piedi, per favore. Volare non è permesso nella scuola degli elfi. Solo perché gli elfi non hanno le ali. E poi un po' di brillantini. Finito! Mi piace! Sì, è incredibile quello che si può fare senza la magia. È vero, tata Susina, hai ragione! Ora corri o arriverai in ritardo alla festa! A Ben piacerà molto il suo biglietto di auguri! Ciao, Holly! Buon compleanno, Ben! Entra! Ti ho portato un biglietto! Grazie, Holly! Ben ha ricevuto dei biglietti d'auguri bellissimi! Io ho fatto il mio usando la magia! Wow! Io invece l'ho fatto con il computer! Oh! Il mio l'ho comprato in un negozio! È molto carino! Holly, posso avere il tuo biglietto, per favore? Beh, non è molto bello! Non ho usato la magia! E nemmeno un computer! Ne l'ho comprato in un negozio! L'ho disegnato io stessa! Dici davvero? Non hai usato la magia? Wow! È meraviglioso! Buon compleanno, Ben! Veramente, Ben? Ho davvero scordato il tuo compleanno! Sì, lo sapevo! Perché tutti gli anni ti scordi il mio compleanno! Sul serio? Sì, ma non importa perché... tu sei comunque la mia migliore amica! Tata, adesso c'è troppa gelatina! Fermala, tata! Te lo chiedo per piacere, gelatina magica! Sparisci subito, fai il tuo dovere! Tata, prova un'altra formula magica! Oramai mi resta solo la formula blocca magia!
però quella viene usata esclusivamente per le emergenze regali. Io dichiaro questa un'emergenza regale. Pioggia, fulmini e saette, vento del nord, soffia ancora. Formula blocca magia, io ti ordino di agire ora. Ha funzionato! Urrà! Tata Susina, dov'è il nostro cibo? Mi dispiace, ho dovuto bloccare tutta quanta la magia e questo include anche il nostro magico picnic. Certo che è strano, il mio cibo invece è ancora tutto qui. Sì, perché non è stato creato con la magia. E per fortuna ce n'è abbastanza per tutti quanti. Sei gentile, Ben. Ma Tata Susina, tu hai detto che le fate non mangiano il cibo degli elfi. È vero, grazie per avermelo ricordato, Principessa Holly. Possiamo divertirci anche senza il picnic. Sediamoci e godiamoci il panorama. Squisito! Io però ho un pochino di fame. Anch'io? Non credo di aver mai mangiato cibo degli elfi prima d'ora. Vuole assaggiarne un pezzo, Riccardo? Oh, grazie, Ben. Molto buono. Il cibo degli elfi è squisito. È vero, hai ragione. Tata Susina, provalo anche tu. Oh, volentieri, vostra maestà. Eseguo, visto che è un ordine regale. Ed ecco subito un altro ordine regale. A tutti i picnic delle fate dovrai sempre invitare un elfo. Gastone! Come vi dicevo, le coccinelle non sono mai felici. Gastone, che cosa ti succede? Da non credere. Tata Susina, che cosa ha detto? Che gli piaceva la sua tana com'era prima. In disordine puzzolente. Oh, scusaci tanto, Gastone. Non preoccuparti, la faremo tornare esattamente come piace a te. Sì, siamo molto bravi a mettere tutto quanto in disordine. È divertente. Una ragnatela qui e una ragnatela lì. Perfetto. Bacchetta fa apparire dal niente la cuccia di Gastone sporca e puzzolente. Dei calzini sporchi e anche dei lecca-lecca. Ottimo! Adesso aggiungiamo un po' di sudiciume e abbiamo finito. Splendido lavoro, ragazzi! Questo posto è puzzolente quanto lo era prima. Urrà! E ricorda, Gastone, che ogni volta che avrai bisogno di rimettere la tua tana in disordine, potrai chiamarci e ti daremo una mano. Certo! È proprio a questo che servono gli amici. Venite, andiamo a giocare. Ehi, ma non ci aspetti? Sbrighiamoci, Gastone! Decolla, decolla! Evviva! Evviva! Non mi prendete! Invece sì! Gastone! Sì, gli elfi sono bravi in questo genere di cose. Sarà meglio andare prima che la gazza tenti di riprendersi la bacchetta. Va bene. Decolla, Gastone! Decolla, decolla! Tata, Ben ha trovato la mia bacchetta. È davvero fantastico. Comunque non avresti mai dovuto perderla in ogni caso. Sì, Tata Susina. Allora, Ben, immagino di doverti ringraziare per aver trovato la bacchetta. In realtà è stato facile. Ritengo che sia giusto darti una ricompensa. Ho saputo che vorresti un nuovo cappello. Ecco... Sì, il cappello sarà il mio modo di ringraziare Ben. No, ti prego, non disturbarti. Resta immobile, Ben. E tu, Holly, muovi la bacchetta delicatamente. Sì, Tata Susina. Abracadello, Ben avrà un nuovo cappello. Wow,
Ha funzionato! Basta solo controllare la bacchetta. Grazie! È un bellissimo cappello da cowboy! Ben, grazie per aver trovato la mia bacchetta. E scusa se non ho avuto fiducia nel tuo piano. E a me invece dispiace di aver dubitato della tua formula magica. Oh no! Il cappello magico ha fatto diventare Ben blu! Allora, come sto? Io credo che il tuo vecchio cappello ti stia decisamente meglio. Sì, anch'io. Abracadabrola! Ah, è bello avere di nuovo il mio vecchio cappello. Ed è bello avere di nuovo la mia bacchetta. Ti assicuro che non ti perderò mai più. Ai parassiti dei pomodori piace tanto mangiare i pomodori. Già, andate via. Ciao, ciao. Sparite, via. Oh, sono di nuovo tornati. Già, se solo riuscissimo a trovare un modo per poterci liberare di loro. Gastone li ha spaventati. Certo, è ovvio. Alle coccinelle piace mangiare i parassiti dei pomodori. Bravissimo, Gastone. Diventerai la nostra coccinella da guardia. Adesso possiamo pensare a raccogliere un pomodoro. Tagliatelo! Subito! Pomodoro! Mi sembra un po' pericoloso. E lo è. Ecco perché indossiamo questi caschi. Però c'è un altro lavoro che è decisamente più pericoloso. E qual è? Lo posso vedere? Sei sicura? Ti potresti spaventare! Ma io non ho paura! Posso tranquillamente dire che questo è il lavoro più pericoloso del mondo per un elfo! Allora qual è? Raccogliere le uova! Che cosa c'è di pericoloso nel raccogliere le uova? Le galline! Wow! Sono davvero gigantesche! Esatto! Ecco perché abbiamo costruito un recinto alto. Ed ecco perché è molto importante chiudere a chiave il cancello! Che emozione! Aspetta, principessa Holly! Queste galline non sembrano tanto pericolose. È solo raccogliere le uova che può essere pericoloso. Non preoccuparti, le troveremo. Gli elfi sono bravi in questo tipo di cose. E noi siamo elfi! Allora, come riuscirete a ritrovarle? Facile! Gastone le fiuterà in un attimo. Gastone, devi trovare Daisy e Poppy. Ma guarda, Daisy e Poppy, siete lontane da casa. Sarà meglio avvertire la mamma e il papà. Coniglio orecchie lunghe! No, no, Daisy, questo non si deve fare, lo sai. Coniglio orecchie lunghe! Che sta succedendo? Coniglio orecchie lunghe! Ancora! Cos'è questo rumore? Sentite? Vieni da quella parte! A quanto pare siamo riusciti a ritrovare le mie sorelline! Wow! Guardate quanti conigli! Quello lì è il cappello di mio papà! Poppy, Daisy, che cosa avete fatto? Conigli a orecchie lunghe! Holly, hanno trasformato tutti gli elfi in conigli! Daisy, non è divertente, queste cose non si fanno! Dammi la bacchetta adesso! Gatto gattino! Daisy, Poppy, sono certa che non l'avete fatto a... Miau! Uccellino che vola! Uccellino che vola! Oh, credi che sia finita? Sì, per fortuna gli uccellini non sanno usare le bacchette magiche.
Devo mettere un tappeto, così non versiamo tutta la colla sul pavimento. Certo! E dobbiamo indossare dei grembiuli, per non sporcarci i vestiti. E adesso? Adesso mettiamo insieme tutti i pezzi con la colla, in questo modo. Uno, due, tre! Vedi? Sono incollati! Uno, due, tre! Uno, due, tre! Uno, due, tre! Uno, due, tre! Ecco fatto! È a posto! Urrà! Non sembra proprio come prima. Possiamo dipingerla? Sì! Così è meglio! Prima c'erano anche dei fiori! Sono bravissima a dipingere i fiori! Ecco fatto! Però me la ricordo un po' più scintillante! Possiamo usare i brillantini! Mi piacciono i brillantini! Sono così brillanti! Ecco fatto! Urrà! Credi che la tua mamma noterà la differenza? Può darsi. Forse dovremmo mettere degli altri brillantini. No, Ben. Abbiamo provato ad aggiustarla, ma non ha funzionato. Dobbiamo andare a chiedere un incantesimo a Tata Susina. Ok, dai, andiamo dalla Tata. Ecco là la Tata. Coraggio, chiedile un incantesimo. Tata, per favore, ti posso fare una domanda sugli incantesimi? Una domanda? Naturalmente. Guarda, il signor Elfo è arrivato proprio ora con gli strumenti musicali. Ciao, Holly. Questa era la nostra ultima consegna. Possiamo giocare. Tu avrai anche finito, Ben, ma io sto ancora lavorando qui. Holly, è il momento del tuo discorso. Salve, avete organizzato una splendida festa e spero che vi divertiate moltissimo a ballare. Ottimo lavoro! Ottimo lavoro! Urrà! Urrà! Che succede adesso? C'è la parte più difficile. Dobbiamo starcene seduti senza addormentarci. In onore di Sua Maestà Re Cardo, ci esibiremo in una danza. Ah, che orrore! Adesso è anche peggio. Eccezionale! Davvero bravi! Avanti, papà! Andiamo a ballare! Cosa? Ma io... Oh, d'accordo! Potreste suonare qualcosa di più moderno? Certo, maestà! Oh, hai ragione, Holly. Essere re è uno spasso. Oh, è stata una giornata impegnativa. Oh, oh. Ah, questo gioco è molto noioso. Ho di meglio da fare che star qui a perdere il mio tempo. Eccomi qua! Ti ho trovato! Era un ottimo nascondiglio, vero Holly? Non era niente male, sì, hai ragione. Gli elfi sono molto bravi a nascondersi e io sono un elfo. Tocca a me nascondermi. Ma ricorda, devi seguire le regole. Non usare le ali, è proibito. Non userò le ali, te lo prometto. Uno, due, tre... Non troverò mai un buon posto in cui nascondermi.
detto che non posso usare le ali, ma non ha detto che non posso usare la magia. Che cosa ne dici, Bacchetta? La possiamo fare una piccolissima magia? No, Bacchetta, di certo a Ben non dispiacerà. Abracadibididibile, rendimi immediatamente invisibile. Arrivo, che tu sia pronto o no. Acqua, acqua, acqua. Oh! Acquissima. Ah, ho capito adesso. È meglio che tu ti arrenda. Non riuscirai mai a trovarmi. Non la trovo. Mi domando dove sia andata a nascondersi Holly. Chi lo sa, forse non è nemmeno qui in mezzo al prato. Per me si sta mettendo male. Holly si è nascosta troppo bene. Credo che non ce la farò mai a trovarla. Ti ho trovata! Oh, ma come fai a vedermi? Io sono invisibile. Oh, non sono più invisibile. L'incantesimo è svanito. L'incantesimo? Allora vado a prenderla io, Tata. Gli elfi sono bravi ad arrampicarsi e io sono un elfo. Urrà! Ben fatto. E adesso ci serve la bava di lumaca. Guardate, è una lumaca! Holly, perché non provi a chiederglielo tu questa volta? Però dovrai alzare un pochino la voce, perché purtroppo le lumache non ci sentono tanto bene. Come mai non sentono bene? Perché loro non hanno le orecchie. Tata, non possiamo raccogliere un po' di bava dal terreno? Non puoi andare in giro a raccogliere la bava di qualcun altro senza chiedergli il permesso. Non sarebbe corretto. Buongiorno, signora lumaca. Più forte! Buongiorno! Il mio papà, il re, non sta bene. Abbiamo bisogno della sua bava, soltanto un po' per farlo stare meglio. Le dispiacerebbe se la mettessi in questo barattolo, per piacere? Credo che abbia detto di sì. La ringrazio, è stata molto gentile. Ottimo lavoro, Holly. Adesso controlliamo la lista. Goccia di rugiada. Eccola, Tata. Bava di lumaca. Eccola, Tata Susina. E per ultimo ci occorre un rutto di rana. Potrebbe essere complicato. Lì c'è una rana, Tata. Oh, signora rana, buongiorno. Sarebbe così gentile da fare un rutto in questo barattolo. Cerchi di rilassarsi, stia calma. Oh, non abbiamo tutto il giorno. Per far fare il ruttino ai bambini. Oh, va bene, forza, giochiamo adesso. Prendila, Ben. Prendila, Gastone. Di nuovo a te. Oh, mi dispiace. Holly, sei tu che hai trasformato la palla in questo? No, quello non è la nostra palla. Guarda. E allora che cos'è, secondo te? A me sembra proprio un uovo. Chissà da dove è saltato fuori. Non ci sono alberi in giro. Forse è volato qui. Ma le uova non volano, Holly. Le uova magiche possono volare. E chi lo sa? Forse è un uovo di drago. Gastone, tu lo sai a che specie appartiene quest'uovo? Ho paura che abbia detto di no. Oh. Ho trovato! Possiamo chiederlo a Tata Susina. Ottima idea! Da da dum dam dam di da. Da 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 dam 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 di da. Da 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 dam 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 di di. Tata Susina, scendi! Oh, perbaccolina, che succede? Abbiamo trovato un uovo magico. O forse è un uovo di drago. Vieni con noi, te lo facciamo vedere.
Molto interessante. Un uovo. È questo l'uovo magico, Tata? Ma non è affatto magico. Allora è un uovo di drago? No, è soltanto un uovo di uccello. Ciao! A che specie di uccello appartieni? Sai dircelo? Al merlo! Oh, è un uovo parlante! No, sono io! Ciao, Holly! Ciao, Ben! Siamo venute qui per visitare la fabbrica degli elfi. Tu per caso sai dov'è? Certo che lo so! Sono un elfo! Allora dove si trova? Venite con me! Questa è la reception della fabbrica degli elfi. Buongiorno, vi serve aiuto? Buongiorno, la principessa Holly è qui per la visita regale. Capisco, dovresti firmare questo registro. Scrivo il mio nome? Sì, il tuo nome e il tuo lavoro. Il mio nome è Principessa Holly e il mio lavoro è essere una graziosa principessa delle fate. Molto bene, ottimo. Ora mettete questi caschi di sicurezza. E vedo che avete delle bacchette magiche. Certo, noi siamo delle fate. Mi dispiace, ma devo prenderle. Fare incantesimi non è permesso qui nella nostra fabbrica. Gli elfi non praticano la magia e noi siamo elfi. Oh no! Eccolo! Oggi qui si lavora a pieno ritmo. Abbiamo ricevuto un importante ordine da parte di Babbo Natale. Wow! Crede che sia lui a chiamare? Oh no, non penso proprio, no, no. Oh, salve, signor Babbo Natale! Salve, può passarmi il vecchio saggio, per favore? Certo, glielo chiamo immediatamente. Telefonata urgente per il vecchio saggio. Recarsi subito alla reception, ripeto, è urgente! Salve, principessa Holly! Salve, vecchio saggio elfo! C'è Babbo Natale in linea. Oh, scusa solo un momento. Come va, babbo? Salve, vecchio saggio elfo. Mi assicura che le bambole saranno pronte in tempo per Natale? Sì, signor Natale. Mi scusi, signora? Possiamo farle qualche domanda riguardo all'essere una strega? Ma certo, tutte quelle che volete. Lei è brava a fare le magie? Beh, non mi piace fare magie di questi tempi perché... Che ti dicevo? Le streghe non sono brave con la magia, infatti non la usano mai. Cosa hai detto? Signora strega, se di questi tempi non fa più incantesimi, che cos'è che fa allora? Sono in pensione. Quindi lei non dà più la caccia agli elfi o alle fate, vero? Oh, certo che no. Sentite, le streghe non fanno assolutamente niente. Hanno solo un cattivo odore e preparano dei dolci orripilanti. Cosa? E per quanto riguarda la magia, sono del tutto innocue. Non saprebbero fare un semplice incantesimo di trasformazione. Certo che lo so fare. Allora perché non cambi questa orribile tappezzeria? Cosa? O rendi questa poltrona più comoda? Smettila subito, Tata! Prepara ottimi dolci! Fa molta attenzione, ti avviso! E ora rifatti il guardaroba! Se provi a cambiare anche solo un'altra cosa... Che brutto trucco! Mi dispiace aver dovuto congelare Tata Susina. È stata molto maleducata con me. Non aveva intenzione di essere maleducata. Mi deve credere, signora strega. Forse no, però lo è stata. E ora Tata Susina resterà congelata per sempre? No. Se accetterà di chiedermi scusa, la libererò. Tata Susina, chiedi subito scusa alla strega. Non ne ho nessuna intenzione. Stavo solo cercando di aiutarti, brutta befana. Oh! Quindi non la lascerà libera, vero? No! Dobbiamo cercare aiuto! Ole. I suoi panini e il tè. La sdraio e la canna da pesca. Molto gentili! Che
Che cos'è questo rumore? Vecchio saggio elfo, ma che cosa state facendo? Stiamo costruendo un finto mulino a vento per lo gnomo. Hai detto un finto mulino a vento? Sì, non deve funzionare come uno vero. E questa è una cosa assurda. Però sembra divertente. Olly e io possiamo darti una mano? Oh, sì, che gentili! Adesso possiamo fissare le pale. Finito! È già arrivata l'ora della cena, bambini? A dire il vero, no. Allora, mi potreste portare un bel secchio di crema pasticcera e poi anche un grande barattolo di cetrioli, per favore? Oh, e anche dei fiori di plastica. Non vorrà mica mangiare dei fiori di plastica? No, non sono certo matto. Servono per il mulino a vento. Oh, ottimo lavoro, vecchio saggio elfo. La ringrazio. Arrivederci. E per finire avrei ancora bisogno di un piccolo ponte. Cosa? Di un pozzo di plastica e poi di un piccolissimo recinto. E così vuole un secchio di crema pasticcera e un grande barattolo di cetrioli. Esatto. Lo sapevo. Non avrei dovuto chiamare uno gnomo. Sono quasi le 6 in punto. Dov'è Olly? Ciao, Ben! Sei in ritardo! Sì, le fate sono sempre in ritardo. E come sai, io sono una fata! Sbrighiamoci, c'è una cosa che voglio farti vedere. Che cos'è questo rumore? Lo scoprirai? Siamo quasi arrivati? Quasi! È qua dentro! Benvenuta, principessa Olly! Ciao, vecchio saggio elfo! Guarda, questo è il grande orologio degli elfi! Wow! Ed è l'orologio più preciso del mondo! Cosa vuol dire esattamente che è preciso? Significa che non può sbagliare! Dice sempre l'ora esatta! Più o meno è così, Ben! Io lo regolo ogni sera quando sento il suono delle campane. Di solito suonano all'incirca quest'ora. Da da dam da do di dam. Da 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 di dam. Oh, la mia pancia sta brontolando. Il che significa che è arrivata l'ora di cena. È ora di cena! È ora di cena! Le campane! Le campane! Devo regolare le lancette dell'orologio. Ma quella è solo Tata Susina! Che cosa vuoi dire? La tata suona la campanella ogni sera, quando arriva l'ora di cena. E come fa Tata Susina a essere sicura che è ora di cena? La sua pancia inizia a brontolare. Cosa? Vuoi dire che ho sempre regolato il grande orologio degli elfi in base al brontolio della pancia di una fata? Bastone! Vieni con noi a giocare! Oh! Gastone ha starnutito! Mamma, papà, Gastone la coccinella ha il raffreddore! Non mi sorprende. Sta gocciolando acqua dal suo tetto. Guardate, c'è un buco. Forse se spostassimo quel sasso per tapparlo... Buongiorno! Buongiorno, vecchio saggio! Che cosa succede? C'è qualche problema? Dal tetto di Gastone gocciola acqua. Le perdite sono una cosa delicata. Quello che vi serve è un costruttore che sappia aggiustarla. Ma noi dove lo troviamo, un costruttore? Io sono un costruttore. Davvero? Oh, certo. Gli elfi sono bravi a costruire le cose. E io sono un elfo. In questo caso, le ordino di aggiustare la tana di Gastone. Lo farò, vostra maestà. È una saggia decisione.
Interessante. Sembra proprio che l'acqua stia gocciolando. Già, e c'è un buco quassù. Quel buco non può essere la causa della perdita. Come lo sa? Con tutto il rispetto, certe cose è meglio lasciarle a gente esperta come me. Quanto ci vorrà per aggiustare la perdita? Oh, temo che ci vorrà molto, molto tempo, Vostra Maestà. Finché il lavoro non sarà finito, ovviamente, la coccinella non potrà continuare a vivere qui. Ma Gastone è malato, ha il raffreddore. Dove andrà a vivere? Beh, Gastone può venire ad abitare da noi. Evviva! Sei sicuro di sapere quello che stai facendo? Come no? Ma certo che so quello che faccio. Io sono il re. Delizioso! Forse la magia può essere utile qualche volta. Grazie, principessa Holly. Prego, si figuri. Ah, cosa facciamo ora? Facciamo i castelli di sabbia. Io adoro fare castelli di sabbia. Qual è già l'incantesimo per i castelli? Holly, è inutile. Per farlo bastano paletta e secchiello. Riempi il secchiello di sabbia. Lo giri al contrario, dai qualche colpo... E ecco fatto un bel castello di sabbia. Bello! Adesso provo io. Ecco fatto. Oh, oh, oh. Alla fine ti trasformerai in un elfo, Holly. Possiamo costruire un castello abbastanza grande da entrarci. Servirebbe un secchiello enorme per costruire un castello così grande. Come... quello, per esempio? È davvero un secchiello gigantesco! Deve averlo lasciato qui un bambino gigante! Ma qui non c'è nessuno della gente grande adesso! Meno male! La gente grande ha anche grandi piedi e non si può sapere dove decideranno di camminare! Guardate! Hanno lasciato anche delle palette! Faremo un enorme castello di sabbia per la principessa Holly! Come ringraziamento per il pranzo. Buona idea, signor Elfo. Posso aiutarvi? No, no, no. Pensa solo a rilassarti e a guardare gli elfi che fanno quello che gli elfi sanno fare meglio. E che cosa sanno fare meglio? Gli elfi sono i migliori a costruire le cose. E noi siamo elfi! Alzo, alzo, scavo, scavo, scaviamo tutti insieme. Giro, giro. Regina Cardo, dove vanno le stelle quando sorge il sole? Che vuoi dire? Avete detto, il sole sorgeva e le stelle correvano via. Ma le stelle dov'è che andavano? Beh, vediamo cosa c'è scritto nel libro. Qui non dice nulla su dove vanno. Tata Susina, tu sai dove vanno le stelle durante il giorno? No. Oh. Possiamo provare a chiederlo a Re Cardo. Lui sa bene come gira il mondo. Certo, dai, andiamo a chiederlo a papà. Avanti! Papà, scusa! Possiamo farti una domanda? Sì, certo, Holly. Di che si tratta? Ci puoi spiegare dove vanno le stelle durante il giorno? Cosa? Sì, quando sorge il sole, dove vanno le stelle? Beh, vanno ovviamente, vanno... in questo momento sono un po' occupato, Holly. La nostra fiaba dice che le stelle corrono via. Proprio così, però non dice dove vanno. Oh, dove vanno? Chi lo sa? Nella biblioteca reale ci sono un mucchio di libri. Uno di quelli avrà la risposta. Buona idea, Regina Cardo! Forza, muoviamoci! Wow! Qui dentro c'è parecchio disordine! Sono libri magici e si spostano da soli. Libri cattivi, non si fa così! Non dovete svolazzare in giro! Su, forza! Tornate subito a posto! Ah, bici, in ordine, per favore! Come trovate quello che state cercando? Sono libri magici, ricordi? Bisogna solo chiedere! Avrei una domanda per voi! Dove vanno le stelle quando sorge il sole?
Ho paura che in questo momento si sente esclusa. So come risollevarle il morale. Oh, ottimo! Allora provaci, Ben! Non essere triste, Betty. Volare non è così importante. Gli elfi non sanno volare. E io sono un elfo! A me non sembra che abbia funzionato. Forse posso riuscire a farla volare con la magia. Puoi riuscirci davvero? Farò un tentativo. Abracadabrola, vola, Betty, vola! Wow, ha funzionato! Oh, non credevo che accadesse una cosa del genere! Dobbiamo cercare di aiutarla! Provo un'altra formula magica! No, aspetta! Mi è venuta un'idea migliore! Ti aiuto io! Wow! Fermati, Betty! Wow, wow! Adesso va meglio! Bravissimo! Ah! Ah! Buongiorno, Holly! Oh, ciao, papà! Ah! Ma che cosa sta succedendo? Ben si è cacciato nei guai! Oh! Aiuto! Ah, lo vedo! Aiuto, aiuto! Flippity flop! Stop, stop, stop! Che cosa avete fatto a quella povera creatura? Abbiamo solo cercato di aiutarla! Betty è triste perché non può volare! Ho capito! Non dovete preoccuparvi, perché molto presto volerà da sola. Eh? Ben! Raggiungimi qui, svelto! Ok! Ciao, Holly! Sono la regina Holly per te! Cosa? Mamma e papà passeranno l'intera giornata fuori e hanno detto che dovrò occuparmi io di tutto quanto il regno! Wow! Quindi oggi io sono la regina Holly! Buongiorno. Buongiorno, Tata Susina. Sono venuto a prendere l'elfo Ben. È arrivata l'ora di andare a scuola. Oh, d'accordo, devo solo... Tata! Fa salire il vecchio saggio elfo. Parlerò io con lui. Come desiderate, vostra maestà. Avanti! Buongiorno, principessa Holly! Guarda che io non sono la principessa Holly. Per oggi dovrai chiamarmi regina Holly. Non ho tempo da perdere con questi giochetti. Sono venuta a prendere Ben, c'è scuola. Oh! Aspetta, Ben! Mamma e papà passeranno la giornata fuori e quindi dovrò occuparmi io di tutto quanto il regno. E questo è vero, Tata Susina? Ecco, temo proprio di sì. Ho appena preso la mia prima decisione, è questa. Oggi Ben non sarà costretto ad andare a scuola. È un ordine reale. Ecco, è una decisione piuttosto strana. Non è tutto. In realtà nessuno sarà costretto ad andare a scuola oggi. Nessuno sarà costretto ad andare a scuola? Esatto, è un mio ordine, perché adesso io sono la regina Holly. Va bene, come desiderate, regina Holly. Oh, peccato! I bambini ci rimarranno molto male quando dirò loro la novità. Bambini, devo dirvi una cosa. La regina Holly mi ha appena informato che per oggi nessuno dovrà andare a scuola. Tata Susina, perché la mamma ha detto che il lavoro della fatina del dentino è pericoloso? Perché ci sono molte cose a cui bisogna fare attenzione quando si vola di notte. Quali, ad esempio? Le ragnatele, ad esempio. Buonasera, come sta, Madama Ragno? Scusi se le abbiamo rovinato la ragnatela, ma questo giovane elfo è ancora inesperto. Non sa volare bene di notte. Arrivederci. Grazie, Tata Susina. Tata, senti, e a quali altre cose dobbiamo fare attenzione? Oh! Ti sei risposta? Questa finestra da dove è spuntata? Gran bel lavoro, Holly. Hai trovato la casa della piccola bambina. E quella
è la piccola bambina. A me non sembra poi così piccola. Wow, è davvero una bambina enorme. Silenzio, dovete fare piano perché ha anche delle orecchie enormi e potrebbe sentirci, quindi state buoni e tranquilli. Seguitemi. È davvero molto carina. Non avvicinarti troppo, principessa Holly. Il suo respiro sta per risucchiarmi. Sparti forte le ali. Come vi ho già detto, dobbiamo sempre fare molta attenzione. Questa è la parte più difficile. Dovrò tirare fuori il dente da sotto il suo cuscino, però senza svegliare la bambina, capito? Capito. Soffice cuscino, vola, vola, vola. Wow! Eccolo qui. È bloccato. Uno, due, tre, tira! Oh, grazie, Ben. Questo è decisamente un gran bel dentone. Devi ancora mettere la monetina, Tata. Eccola qui. Oh, no. Che succede? Ah, la bambina ci ha scritto una lettera. Che seccatura. Vieni fuori a giocare, Holly. Sono un po' impegnata, ora sto giocando con i miei ranocchi. Ranocchi? Questo è davvero bravissimo a correre e a saltare. Infatti l'ho chiamato Ben. Oh. Ci vediamo più tardi. Ciao, ciao. A dopo. Ben. Fa qualcosa per questi ranocchi. Ti prego, Tata Susina. Sono diventati un po' più grandi. E molto più rumorosi. Se fossero più piccoli sarebbero anche più silenziosi. Mangia mosche che fai cracra, rimpicciolisci della metà. Oh, sono più piccoli, ma in qualche modo sono diventati di più, Vostra Maestà. Volete che provi di nuovo? Meglio di no. Ranocchie, ranocchiette! Le rane devono stare nell'acqua, Holly. Sì, papà. Papà dice che le rane devono stare nell'acqua, quindi trasformerò il cortile in una piscina, ma certo! Non avremo più bisogno di questa porta. Ciao, ciao, porta! Bene. Ora è il momento di riempire d'acqua il cortile. Acqua, acqua, sali, sali, su! Ecco fatto, ranocchi, avete l'acqua adesso. Una bella sorpresa per papà. Che strano, dov'è finita la porta? Quando siamo usciti c'era. Nessun problema, la farò riapparire. Ranocchie! Oh, Riccardo, questa è opera tua? Certo, papà. Hai detto che alle rane serviva l'acqua, così ho fatto una piscina tutta per loro. Allora, dove vivono le mucche? Vivono alla grande fattoria. Andiamo alla grande fattoria! Andiamo, io voglio vedere le mucche! No, no, no! Andare a visitare la grande fattoria è troppo pericoloso per noi elfi e anche per le fate! Smettila, vecchio saggio, stai davvero esagerando! E che cosa può mai saperne una fata sugli animali? Le fate adorano gli animali, vero, bambine? Soprattutto i soffici gattini! La grande fattoria è piena di animali molto grandi e anche di gente molto grande, con dei piedi grandi. Dai, sono già stata alla grande fattoria ed è andata bene. Chi vuole conoscerla? Io! D'accordo, venite con me, bambini. Urrà! Va bene. Quest'oggi andremo tutti alla grande fattoria per imparare qualcosa sulle mucche. Sarebbe meglio che la coccinella non venisse con noi. Ti prego, vecchio saggio elfo! Come vuoi, la cosa importante è che si comporti bene. Tu piaci molto a Gastone. Grazie, ne sono lusingato. Noi stiamo andando alla grande fattoria e lì vedremo tante belle mucche! Eccoci!
Eccoci arrivati alla grande fattoria. Attento, laggiù c'è una griglia. Cosa? Allora ricordatevi, bambini, la gente grande ha dei piedi molto grandi che non si può sapere che cosa calpesteranno. Con un po' di fortuna non incontreremo nessun membro della gente grande, ma se accadesse, mantenete la calma, non andate in panico. Vecchio saggio elfo, quello è un membro della gente grande. Eh? Ah! Un membro della gente grande! Oh, un autobus giocattolo!